Ron, uno dei fondatori degli Intilimani. Jorge, buonasera. Buonasera. Ecco, Jorge, queste sono settimane molto movimentate in Cile, tra le manifestazioni contro Piñera, contro la sua politica, e le manifestazioni delle donne. Tu hai partecipato? Beh, naturalmente, anche perché è più ampio che contro Piñera e le politiche di Piñera, e contro un sistema di abuso che si è prolungato per troppo tempo. E poi quando il movimento stava lì stanco sono venute fuori le donne che hanno fatto un contributo straordinario. Tu l'aspettavi questa manifestazione così sentita dai cileni? Sì, perché sai che questa è eredità dei tempi della dittatura di Pinochet. Pinochet ha installato un sistema economico brutale, di liberalismo brutale, che la gente ha sopportato bene o male per 30 anni, ma finalmente esplosa. Ecco Jorge, durante le manifestazioni anche i giovani hanno cantato le tue canzoni, le stesse che si cantavano quando tu eri giovane e c'era la dittatura in Cile. Ti ha sorpreso? Mi ha sorpreso e mi ha fatto anche emozionare, perché le ha dato un senso anche alla mia vita musicale e artistica, perché le cose che noi abbiamo cantato negli anni 60-70, i problemi che noi abbiamo identificato nelle nostre canzoni continuano ad essere i problemi delle società d'oggi. Diciamo, eravamo in un certo senso sulla strada giusta, solo che è stata interrotta con la brutalità che tutti sappiamo. Noi siamo stati a cantare in mezzo a loro in queste 5 settimane, in solidarietà con questi ragazzi che oggi hanno il diritto di costruire un mondo alla misura loro. La cosa che più ti ha colpito a te? Guarda, la cosa che più mi ha colpito sono i ragazzi che hanno perso un occhio o quelli che hanno perso tutti e due, diciamo, che sono stati accecati dagli spari. Penso che se succedono cose così in un paese siamo nella barbarie totale. Se la polizia, la tua polizia, la polizia del tuo paese ti spara gli occhi, c'è qualcosa di molto corrotto. A me questo fa molto, molto male. Questo momento di cambiamento in Cile ti sta, come dire, portando a scrivere anche nuove canzoni su quanto sta accadendo? Giorni prima dell'esplosione sociale abbiamo registrato una canzone con un cantautore italiano. E la canzone ha molto a che fare con le cose che sono successe dopo. E qual è? Lui si chiama Giulio Wilson, è un fiorentino molto molto bravo, e la canzone si chiama Vale la Pena. Vale la Pena? Vale la Pena, e guarda, è una canzone che viene ma preciso per il momento che viviamo. Non ti posso chiedere di cantarci una strofa. Ai. Ai. Vale, vale, vale la pena. Vale la pena. In questo momento, guarda, dovrei avere il testo di fronte. Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. Grazie e a presto.